Se qualcuno aveva detto in tempi non sospetti che col 6 più 6 la Epicasa poteva diventare una squadra competitiva e di vertice, forse non aveva sbagliato. Sicuramente i deboli di cuore non possono assistere alle partite di Banks e compagni che nelle ultime 4 gare, negli ultimi secondi, hanno conquistato la vittoria. Anche a Brescia, dopo 40 minuti di grande basket, solo nei secondi finali, Brindisi ha chiuso con una vittoria. 86-82 risultato finale, con cui la formazione di coach Vitucci ha steso anche la Leonessa, terza forza del campionato, grazie ad una prova corale. Un primo quarto con la New Basket che mette il naso avanti, subito, spinta da Stone e Banks, mentre per i Lombardi è Abbas a dare energia. 22-17 per i pugliesi alla prima sirena. Nella seconda frazione sale di intensità la Germani, grazie a Trice e Kane, trova i punti per la parità. E grande equilibrio con botta e risposta e qualche accenno di nervosismo che sfocia in falli tecnici. A riposo lungo la Leonessa chiude avanti 41-40. Quando si torna in campo, Brindisi parte bene, fino a metà quarto tiene il vantaggio, poi coach Esposito, nella sua girandola di cambi, trova il quintetto migliore che regala un mini allungo. L'Epicasa non molla, rimane aggrappata al match e al trentesimo sono solo 4 punti di ritardo, 66-62. Come accade da qualche partita, ultimo tempino vietato ai deboli di cuore. Si susseguono vantaggi per l'uno e per l'altro, a sprazzi parità. Brescia deve però fare i conti con Tyler Stone, l'uomo delle triple finali, che spiazza tutti, taglia le gambe alla difesa avversaria. Poi ci pensa Capitan Max a mettere il sigillo di cera. La New Basket è ancora quarta a 2 punti da Brescia e domenica in contrada Masseriola arriva l'Olimpia Milano. Tra i tifosi brindisini qualcuno inizia a sognare in grande e sinceramente forse non sbaglia.